Salve a tutti ragazzi, eccoci qua, dodicesima puntata del Diario del Bonsaista. Oggi ho avuto veramente difficoltà a riuscire a farvi il video, come vedete anche l'immagine è diversa, ho dovuto cambiare dispositivo, una giornata molto stressante, ma ogni promessa è debito ed eccoci qua. Continuo il filone dopo lo sfogo molto utile di ieri sui prodotti energizzanti, tra virgolette, per le nostre piante. L'ultimo prodotto che voglio presentarvi da dare come un po' un concime, un po' per la ripresa, abbiamo visto il Root Moss per il recupero, il Medison, Root Moss per il recupero del fogliame, il Medison per il recupero delle radici, poi abbiamo visto il Green Hum come un vero e proprio stimolante. Vediamo un altro fitostimolante per le nostre piante, ovvero eccoci qua, All Green. Allora, questo qui è un biostimolante, un fitostimolante, invece che provenire da estratti di leonardite o come abbiamo visto per il primo prodotto che vi ho presentato, arriva da praticamente un'estrazione molto particolare di alghe. Funziona praticamente come un vero e proprio promotore naturale della crescita. Aumenta la fioritura, aumenta il fogliame, aumenta le radici, agisce in toto a 360 gradi sulla nostra pianta, è un po' il dopante 2.0 per le nostre piante. Io questo qui lo uso principalmente mescolato ai due prodotti che vi ho fatto vedere settimana scorsa, quindi al Root Moss e al Medison. Ne metto una piccola quantità, ne va veramente poco, è un prodotto molto concentrato, verdissimo, insomma proprio un vero estratto di alghe. E ne va circa, guardo qui, siamo praticamente 1 ml per litro, cioè veramente ne va poco 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 poco. E come vi dicevo, funziona veramente in toto e aumenta quindi l'efficacia di prodotti già molto buoni, li rende ancora più assimilabili alla pianta e aiuta tantissimo nella ripresa e a farla appunto esplodere in tutta la sua bellezza. È un prodotto che potete utilizzare anche mescolato al concime, come abbiamo utilizzato per esempio il Green Hum, anche se questo qui io lo uso più che altro, faccio magari una miscela, quindi separiamo piante in salute, uso il concime con il Green Hum, quello che vi ho fatto vedere la settimana scorsa, il primo prodotto che vi ho fatto vedere. Questo qui lo uso insieme al concime su piante che devono un pochetto riprendersi. So che insomma, cose un po' laboriose, devo preparare questo composto per questa pianta, quest'altro per quest'altra pianta, però devo dire che alla lunga otterrete grandissimi risultati se state attenti su queste 3-4 cose che vi sto dicendo. È l'ultimo prodotto che vi presento della linea Salute Bonsai. E da domani iniziamo con altre tipologie di discorsi. Oggi è una puntata molto leggera, molto veloce. E come sempre grazie per l'attenzione, amate natura e ci vediamo domani. Grazie ragazzi, ciao ciao!